video quest'estate insieme in cui esatto. faceva delle magie, perché non si chiama Magic per un motivo a caso, ma perché? Perché sono un mago, ecco. faccio video su YouTube e in quel video ho sconvolto la vostra Miss Carla. Sconvolto? Quindi se ve lo siete persi vi lascio il link qui nel pallino informazioni giù nell'info box. Però, cosa più importante, sul suo canale proprio in questo momento è appena andato online un altro video. Esatto, dove io faccio un'altra delle mie magie malefiche a Carla. Yeah! Cosa? Oggi siamo qui con una challenge. Esatto, molto molto particolare, perché su internet ne ho viste diverse in cui il ragazzo indovina il prezzo di cosmetici e prodotti femminili, quindi ci sarà da divertirsi, però in questo caso mi metto in difficoltà anche io. Perché? Dillo perché tu. Lei invece dovrà indovinare il prezzo di oggetti, carte inerenti alla magia. Vabbè, perché dato che sicuramente farò una brutta figura, ok, io ho detto no, mettiamo un disagio anche anch'io devo fare un disagio anche qua. Cominciamo! Parti tu? Parto io? Cominciamo, parto io? Vai, parti tu. Parto io. Allora, okay. Prima di tutto ti faccio indovinare una cosa abbastanza semplice, secondo me. Ok. Questo blush, questo è un blush di Mulak. Che cos'è un blush innanzitutto? È famosissimo. Non sai neanche cos'è il blush? Allora, blush. Il blush, ma guardarlo così penso sia tipo per... Tipo la terra, infatti. Sì, per colorare le guance, ok. Già qui abbiamo difficoltà. Vabbè. Secondo te quanto costa un prodotto del genere? Devo guardarlo. Vai, guardalo, analizzalo, fai tutto quello che vuoi. Mulak, quindi... Mulak. Mulak. Direi 5 euro. Madonna! Soltanto! Siamo ben distanti, Magic Matthew. Più alto? O più? Sì, ben distanti, perché in realtà il blush di Mulak costa 12 euro. E stai scherzando, 90. Per questa roba qua? Sì, ma non è neanche tantissimo, eh! E quanto dura? Tanto! Anche perché, solitamente, diciamoglielo, noi makeup addicted non utilizziamo solo un blush, ne abbiamo diversi, quindi un giorno ne mettiamo uno, un giorno ne mettiamo un altro. Niente, ha perso questa mancia, è persa completamente. Vada, adesso faccio il retro. Allora, a te invece faccio indovinare il prezzo di queste carte qua. Ok, okay? Ti do la possibilità di, non so, toccarle. Sì. Fai tu, gestisci so, tu. Le mischio. Queste sono belle. Perché ovviamente non sono tutte uguali le carte, no? Che fighe che sono! Sono fucsia dentro! Sono bellissime, ragazzi. Fighe, sono anche artistiche. Allora, non so se costano tanto. No, boh. Però che indovinare dei prezzi delle carte non è facile. 10 euro. 10 euro. No. Allora, aspetta, dobbiamo trovare un punto di riferimento. Secondo te le carte dal giornalaio, quelle proprio classiche, le Modiano, quelle per giocare scala 40 con i parenti. Ok. Quante costano? Beh, quelle che saranno 3-4. Ma non le mai comprate? Ma no, ce ne ho lì una balanga. Vabbè, comunque il prezzo definitivo per queste, quindi? 10. 10? Sì. Dico che hai sbagliato. Ecco, di quanto? Di meno rispetto a me, perché costano 13,90. Vabbè, dai, ci siamo più o meno. 13,90. Prezzo onesto. Prezzo onesto. Continuo io con una cosa che sicuro non sai neanche che cosa sia. Questo, cos'è questa polverina secondo te? No. Aspetta, vi dico cos'è, dai. Allora, è una maschera per il viso monouso. Quindi tu fai una pappetta, te la metti sulla faccia e ti dà idratazione, tutte queste cose qui. Quindi monouso. Monouso. Ho capito. Quanto costa? 7 euro. Adesso esageria. Monouso, Ah, no. Vabbè, ormai hai detto 7 euro. Ormai hai detto 7 euro. Questa maschera costa 4,50 euro. 4,50 euro. Che in realtà non è poco, perché comunque è monouso, quindi una volta 4,50 euro. Tu hai esagerato. Ma scusa, mi dici, queste quante ne compri la volta? Una. Ah. Okay. Allora cambia tutto. Adesso capisco. Allora,
Passiamo al prossimo articolo. Vai. Un'altra carta, però qui c'è monotonia, eh. Allora, questo sembra un pezzo di arte moderna. Esatto, esatto. Ecco, questa cosa potrebbe aiutarti. Perché è già particolare. Quindi costa di più. Costa di più? Che strana. Che carine che sono anche queste. Mio, a tu vuoi giocare? Via. Pensavo avessi lanciato le carte. Che cosa sta facendo? Che belle che sono, sembra una tutina, ragazzi, guarda. Ma no, ma che è una tutina? Delle cheerleader americane, guardate qui. Vero? Troppo. Ah, virtuoso. Virtuoso. Ah. Secondo me queste costano 18,90 euro. Wow, attenzione, ci sei andata molto vicino, molto vicino, perché costano 19,99. Eh beh, questa manche però l'ho vinta, eh. Cazzo, questa sì. Questa cavolo se l'ho vinta, 19,90. 19,90 per un mazzo di carte li vale. Sì. Dai, 12 euro. Vabbè, ma scusami. Per terrina, allora, se io prendessi questo mazzo di carte 19,90, ci giocherei a briscola, capito? No. Faccio indovinare una cosa non di make-up, una cosa che si usa in casa, che per carità anche i ragazzi magari la usano, però soprattutto le ragazze, cioè sono un po' più fissate, no? Questa Yankee Candle, che è una candela profumata. Ok, no, questa è già... Ah, è buonissima. C'è un mio amico, ti giuro che ogni volta che viene qui passa tutto il tempo così, perché gli piace troppo. Prova a dire, questa è una giara media, quindi... Ok. Guarda, sono abbastanza sicuro di questo. Ah. Ti dico 10,90 euro. E la giara media? Vuol dire che c'è una più grossa. E vuol dire che c'è una più piccola. No, 10,90 euro e quella piccola. Questa costa 24,90 euro. Ma insomma tu? Sì, è tantissima. Ma questa si tiene spenta oppure si usa? Si usa. Si usa per profuma tutta la casa, cioè è figa come candela, non è quella dell'Ikea. Capito? Sì, ok, allora ti faccio il discorso che hai fatto prima. Io la candela la userei per illuminare. Per illuminare? Passiamo alla prossima cosa che è... Allora, voi... Un blocchetto trasparente. Un blocchetto trasparente. Cos'è? Cos'è intanto? Allora, ti dico una cosa che ti verranno i brividi, ok? Io questa cosa la utilizzo, cioè non è proprio questa, però è una cosa molto simile, la utilizzo quando decoro l'agenda, da mettere sopra gli stampini, fai così e fai lo stampino. Però questo non costa poco, secondo me, perché già quello lì costa... ha una particolarità. sì, esatto, io so, che cosa serve? Dillo tu se lo sai. È tipo... Immagina. Per mettere la carta che indovino qui sotto. Ok, ok. Cioè, tipo, io penso ad una carta, mi compare qui. Ok, sì. Ce lo fai dopo? Sì. Quindi? 9 euro. 9 euro? 9 euro. No, ma costa sicuro di più, cioè... Beh, è una cosa già particolare. Infatti, costa sicuro di più, io ho detto una cazzata. Allora, ti dico 9 euro, ma costa 30. Ma... 30 euro. Ah, ok, onesto. 14,90. Sì, comunque ecco, se guardi così sembrano delle carte. Esatto, esatto. Le vedo. Andiamo avanti con un ombretto, un singolo ombretto di Diego Della Palma. Diego Della Palma. Così. Che non c'entra col cantante. Re De Palma. No! Quanto costa secondo te un singolo ombrettino così mini? L'ombretto quello per gli occhi? Sì, metto qua. Ora penso di sapermi gestire un po' di più, direi un 3,50 euro. Muoio! Cioè, hai presente le risate generali che si stanno facendo a casa? No, io sono quasi sicuro perché quando vado nei negozi di trucchi con qualche ragazza... Che negozio di trucchi va? Questo ombretto carissimo costa... No, ma stai scherzando! 21,90 euro! No, ma sono furti! Ma dai, ma 21 euro per qualcosa! 21 euro? Anche io mi sono stupita prima e quando ho cercato il prezzo, devo essere sincera,
Però 3,90 euro proprio no. Io avrei detto un 15 euro, però 21,90. Cioè, faccio proprio schifo. Faccio schifo, letteralmente. Però sono a vendicarmi. È un mazzo di carte. Sì. Guardalo. Bicycle. Però io questo le so. Sì, ma non vale. Io questo so quanto costa. Vai. Questo qui costa 2 euro. Come fai a saperlo? Perché è second. Esatto. Cioè praticamente questa, tra i mazzi di carte da prestigiatore, sono quelle più di bassa qualità, diciamo. Sì. Proprio il livello, neanche base, proprio quelle di bassa qualità. E costano 2,25 euro. No, vabbè, dai ragazzi, ma che cazzo! Ehi, Scarla sta vincendo, miei cari. Questo è un eyeliner di Essence. Eyeliner, sai che cos'è? Hai occhio. Bravo, ci sei. Liner. Colui che fa la linea all'occhio. Grandissimo. Quanto costa secondo te questo eyeliner per gli occhi della Essence? È molto importante la marca nei trucchi. Ti posso chiedere un indizio piccolo? Piccolo. Quanto dura? Cioè più o meno. Dura, ma non c'entra quanto dura. E la marca. Allora, no. Ti do un indizio. Diamogli un indizio, questo povero ragazzo. Tu devi guardare le confezioni. Secondo te questa è una confezione cheap o una confezione rich? Posso? Vai. Rispetto, per esempio. Vabbè. Questa è molto cheap come confezione pure. Ma a me sembra cheap. Quindi? Quindi poco. Quindi costerà un... Ora ho paura di dire un prezzo basso, mi prende meno da fobia di dire un prezzo basso. 4 euro. Vabbè, ci sei quasi, sì. Guarda, ci sei quasi qua, oh. Perché questo eyeliner costa poco, costa circa 2,90 euro. Cazzo, volevo dire 3 euro, ho detto no, cioè... Vabbè, però ci siamo, Cioè, potrebbe essere un 2 a 1, che dite? Sì, però... è un 2 a 1. Sì, quasi un 2 a 1. Occhio. Andiamo avanti e ti porto un mazzo di carte. Sì. Sul quale io ho fatto un video. Che è questo qua. Guarda, nero, argento, allora, mi piace. È la stessa cosa. Cioè ti posso dare lo stesso consiglio che mi hai dato tu. Guarda la confezione. Questa è rich. Il packaging. Guarda, questo, guarda. Il pack, questo figo forte. Allora, vabbè, dentro è ben carino col bordino. Brava. Non male, guarda che occhio che ho. Io ti dico 25. Tanto? Ciao. Dai, ma stai scherzando. Ma stai scherzando. Ma stai scherzando. 24,99. Possibile. Sono, raga, la regina delle carte, la regina di cuori. Vabbè ragazzi, ma come caspita è possibile? Mi scarla e avanti. Andiamo avanti, va. Che soddisfazione, raga. Allora, andiamo avanti perché a me qua qualcosa puzza. È truccata questa chat. È truccata. Truccata perché sono sia strucchi per te che trucchi... No, Ciao. Ciao. Touche clan. Touche clan. Touche clan. Di Yves Saint Laurent. Quindi, no, scusa? Yves Saint Laurent. Madonna, attenzione. Attenzione. È un correttore. Ah, tipo il bianchetto. Ma, tipo il bianchetto, diciamo. Cioè, per se sbagli? No, muoio. Questo non l'ho ancora sentito. Ma scusa, correttore. No, il correttore. Quando tipo sbagli, no, devi cancellare. No, non esiste bianchetto nel trucco. Beh, bianchetto era un modo di dire. Sempre guarda il marchio, sì, guarda sì. La confezione. 13 euro. Tu devi usare di più, questo non costa 13 euro. No, vabbè, scusa, una seconda possibilità. Stavo dicendo 13 euro o no? Ok, no. 18. Devi usare, ma... Devi osare, no, non costa 18 euro, carissimo, perché costa 34,95 euro. No, vabbè, ragazzi, allora sono stufo e la facciamo scomparire. Beh, 35 euro. Lo prendo prima che lo faccia di nuovo scomparire, non so mai, 35 euro di correttore. Ti faccio vedere questo. Un DVD. No. No. Ok, c'è un lì.
link che ti manda una spiegazione. Però aprila e guarda, c'è un oggetto dentro. Non spaventare? No, c'è un oggetto dentro. Vabbè, pubblicità. Ok, c'è questo oggetto. Raga, sto scherzando? È un scherzo? È questo, cioè, quella è la confezione. L'oggetto è questo. Posso prenderlo? Certo, certo. Sembra un laccio emostatico. Ah, ma questo è quello che rimane dritto? Prova, prova, esatto, prova. No, io non sono capace. Basta farlo. Dai, più forte. No, comunque non serve a metterlo dritto, okay. Non serve a niente. Cosa serve? Ti ho sconvolta il pane. No, non capisco più, cioè pensavo fosse... No, è una cosa molto particolare. È un tubicino di plastica. Eh sì, vabbè. Quanto può costare? Confezioncina, poi c'è anche la spiegazione. È come se fosse un... Ah, ma qui c'è scritto... Il fumo! C'è scritto qui. Questo costa caro. Costa caro perché è comunque un gioco. 30 euro. 30 euro è già un prezzo abbastanza alto. Sì. Però ti dico che non costa 30 euro, ma costa... Che voglia quasi, però... 34,90. Che la miseria per un tubo di plastica, ce ne rendiamo conto. Però non vabbè. Vale, tu indizi sulle confezioni, sulle tue non leggo niente, c'è solo il nome. E vabbè, sì, senti. Ma dai. Le altre erano tutti matti di cara, tutti uguali, quindi. Adesso l'ultima. L'ultimo. Per te, l'ultimo per te. Allora, questo non mi deludere, perché ti dico, costa caro. Non mi deludere, vada. C'è anche la confezione, vabbè, diciamo cos'è prima. È una palette di Dior. Una palettina di Dior. Tieni. Cioè, c'è anche la confezioncina, esatto. C'è il velluttino. So che è una marca importante, no? Quello... È vecchio. Beh, mica. Vabbè, figo. 25 euro. Ma ti ho detto di esagerare. No. Esagera. 40 euro. Non ancora, per quanto tu possa esagerare, la palette costa 46,80 euro. Bijou... No, non so mai la sensazione, perché nel momento in cui mi dici spara in alto e comunque non ci arrivo... Dici, com'è possibile? Il make-up costa... 6 euro. Stop! Tu ne hai ancora uno? Io ne ho ancora così. No, l'ultimo. L'ultimo. C'è una cosa che magari usano sempre, soprattutto ultimamente, si vedono su internet, gli anelli. Ogni mago porta un anello al dito, o più anelli. Ti faccio valutare l'anello che porto sempre io, che è questo. Non so se si vede. Sì? Cioè questo è un anello magico? No. Ah. No, sono anelli estetici, cioè accessori. Ok. Sono i miei. Ok, io metto questi anelli. Ah sì? Okay. Sì. 14 euro. 14? Sì. No, troppo basso. Troppo basso? Sì. Ma in argento? Buh. No, sì. No, secondo me no. No. Secondo me è in argento. E beh, è troppo basso, quindi... Quindi vuoi sapere quant'è? 40 euro. Ma ha qualcosa di, nel senso, particolare? No. È un anello, come no, è il simbolo, io. Sì, esatto, è il simbolo di riconoscimento. Ok, dato che la parte più, diciamo, in mostra, sì, dei maghi sono le mani, ognuno cerca, diciamo, di abbellirle con un proprio anello. Una cosa che si usa molto. Questa cosa non la sapevo. E questo è il mio anello che porto sempre. E niente ragazzi, noi speriamo con questo immenso video, è durato tantissimo. Madonna. Però noi ci siamo divertiti, giusto? Sì, un po' di figuracce, però... Ma va, dai, io lo dico perché invece sono un mito. Grazie, eh. Speriamo che anche a voi sia piaciuto, mettete un mi piace se così è stato. Mettetelo, se no vi faccio qualche magia a voi, qualche magia nera, quindi mettete mi piace. Allora, io ho paura di questo. Comunque, andate a visitare il suo canale anche perché siamo quasi arrivati a 1000. Siamo quasi arrivati a 1000. Oggi che lo stiamo registrando, ne mancano 12. Quindi magari quando voi starete guardando il video saranno già arrivati 1000, dai. Ragazzi, facciamo crescere questo canale. Speriamo. Nuovo obiettivo 2000. Per forza, eh. Quindi ragazzi, mettetevi d'impegno, andate sul suo canale, andate a vedere i suoi video e sotto nell'info box ci saranno i video con Mua. Con Carla. Bene. Siete pronti a un altro video con Carla. Noi vi mandiamo un grossissimo bacio. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao.